Bentrovati amici, fra pochissimo partirà la nuova puntata di EproDE. Saremo in compagnia di Pierpaolo Secchi, una seconda puntata a parlare non solo di spettacolo, ma a parlare della sua vita. Oggi si parlerà anche di politica. Tutto questo dopo la. Sì, tutto questo dopo la sigla. Complimenti, la sigla è una figata. Ok, dai, ci siamo. Parti tu adesso. Allora, come promesso, sono venuto qua all'inizio del 2010, sarò qui fino al 2015, come promesso, già dalla puntata scorsa lo dissi e oggi lo riconfermassi. Non è che siamo qua a perdere tempo, eh. No, abbiamo Eccoci parlato, qua. intanto ben trovati, abbiamo parlato la scorsa puntata di come è cambiata la tua vita, ne abbiamo Certo. parlato del tuo nuovo spettacolo che partirà immagino quest'estate, però ci siamo anche lasciati parlando di politica. Sì, io vorrei anche aggiungere una cosa che cioè, non abbiamo fatto tutto in una puntata solo, cioè siamo venuti diversi giorni per registrare questa Va cosa. bene. Ecco, vedete che siamo vestiti diversi, vedete che la barba è uguale, è un'altra. Cioè, comunque, queste sono cose che la gente deve stare all'occhio, Perfetto, questa invece è la ecco. puntata seria, attenzione, fermo. Quanto la politica ha cambiato la sua vita? Stringi l'elo, stringi su di me. Quindi appuntamento, prossima puntata, dillo insieme Non la ripeti a me. No, questa della politica che ti sei sì. incartato? La Parli prossima della. puntata parleremo di politica. No, fai così, vediamo se riusciamo a fare il playback. La prossima puntata parleremo di politica e l'appuntamento è rinnovato. Per l'appunto, alla prossima. No, rinnovato a. No, Alla prossima settimana. alla No, prossima. alla prossima puntata. Alla prossima. Ci ripetiamo. Ci siamo? Scusa, cosa dobbiamo dire? Non mi ricordo più, scusa. Parleremo di politica la prossima puntata. No, parleremo di politica la prossima puntata, però io ho detto. No, dico, dobbiamo fare il lancio per chiudere, quindi facciamolo insieme. Qui termina Dieprodie, l'appuntamento è rinnovato alla prossima puntata a parlare anche di politica. Ma la politica poi, quanto ha cambiato la vita di Pierpaolo Secchi? Quanto ha cambiato il suo modo di fare spettacolo? Guarda, questa è una cosa importante, sai Pierpaolo, e non vorrei No, ma dire. io sono molto d'accordo con te. La politica ha avuto comunque un suo ruolo nella mia vita, ma ne parleremo con più Va calma. bene. Con più calma. Stringi su di me, Lello. Stringi, stringi. La mano. Stringi, stringi. Ah, non stavamo registrando, scusa. Fare il furbo, però. Ci sei? E Dammela, dai, dammi. allora, appuntamento alla prossima puntata. Naturalmente, Dieprodie, in compagnia di Pierpaolo Secchi. Teleregione, non A sbagliare parlare di canale. politica. Anche. Anche. Pierpa, adesso fai una cosa, adesso facciamo finta di fare un'altra puntata. Ti devi praticamente tirare via almeno la giacca, tanto qui c'è caldo in ufficio, ok? Ah, per far finta che stiamo facendo un'altra puntata. Così facciamo finta di fare un'altra puntata. Ecco. Bellissimo. Io la direi anche questa cosa. Buonasera, questa è un'altra puntata, tanto è vero Adesso che ho facciamo cambiato un'altra puntata, hai abbigliamento. capito? Facciamo un'altra puntata. Oh, Pierpa, la signora, fai la signora vecchia, quella signora vecchia che fa sempre, come si chiama? Signora Cesira, come si chiama? Come si chiama la signora Cesira? Ehi. Come via. Ci sei? Staccati un po' No, questo. Fai schifo. grazie, sei un bel ragazzo di Gesù. Riprendiamo la prossima puntata? Sì. Ok. Porca miseria, ma mi ha fatto cambiare per fare la seconda puntata. Ma anche lui è andato a cambiarsi. Non cambierà mai quello, intanto. Lascia perdere. Cambi l'abito, ma non cambi il monaco. Com'è? Boh. Ci siamo? Dai. Tre, due, uno, passo ripasso!